Ciao a tutti, eccoci qua, bentornati. Sono Paolo Neoz e siamo nuovamente all'interno di Lightroom 4, 4.1 per essere precisi, per continuare il tutorial dedicato alla nuova funzione HDR Pro 32 bit che è supportata da Lightroom. Come magari qualcuno di voi si ricorda, avevamo ottenuto un file di questo tipo partendo dal TIFF HDR 32 bit, che era esattamente come lo vedete ora, processando ovviamente tre immagini a distanza di un EV una dall'altra, uno stop, e creando con Photoshop un file 32 bit, HDR 32 bit TIFF. Poi lo avevamo sviluppato con Lightroom, apportando queste modifiche che vedete ed una modifica in locale, che era un filtro graduato. Avevamo ottenuto quindi una immagine di impatto senza eccedere nell'effetto cartoon e falsato, diciamo, degli HDR. Sicuramente intenso e spettacolare e ovviamente non completamente realistico, ma non eccessivo. Ora volevo spingermi un po' oltre per farvi vedere quali sono le potenzialità reali di questa tecnica, quindi fino a dove possiamo spingerci con l'elaborazione HDR 32 bit all'interno di Lightroom. Innanzitutto noi in locale abbiamo fatto regolazioni soltanto riguardanti il cielo, non abbiamo toccato lo strumento versatilissimo pennello di regolazione, che se in questo caso decidiamo di utilizzare, possiamo tranquillamente apportare alcune modifiche ad alcune parti della nostra immagine, come potrebbe essere ad esempio una schiaritura ulteriore in alcune zone dell'immagine. Io ovviamente sto utilizzando una tavoletta grafica Wacom perché per questo tipo di regolazioni locali è decisamente molto, molto più comoda. Tra l'altro vi consiglio, se siete utenti della post-produzione digitale, di pensare sicuramente di acquistare una tavoletta grafica. Mentre chiacchieravo, ho terminato, diciamo, quasi le mie regolazioni locali in queste aree che volevo schiarire un po' e rendere più croccanti, più incisive con un aumento della chiarezza in locale. E come vedete, con questa modifica abbiamo ottenuto un file sicuramente più innaturale, ma ovviamente abbiamo la possibilità di farlo, quindi sta a voi assolutamente la scelta. Se andiamo a zoomare nelle aree dove abbiamo effettuato queste regolazioni, nuovamente vi voglio sottolineare e portare all'attenzione come il file è qualitativamente elevato e regga manipolazioni di una certa consistenza, frutto appunto della fusione di tre scatti che hanno esteso la gamma dinamica creando un file a 32 bit. Ovviamente possiamo andare oltre, come vi accennavo forse nello scorso tutorial, nella parte prima, possiamo ovviamente spingerci oltre perché oltre a regolare a livello base la nostra equalizzazione tonale, abbiamo a disposizione le curve di viraggio, che come sapete in Lightroom sono presenti in due modalità. Adesso utilizzeremo esclusivamente quelle per regione. Guardate, ad esempio, se io decido di spingere ulteriormente le mie luci, ok, attivando ovviamente i controlli di sovrapposizione della sovraesposizione per capire eventualmente se sto eccedendo. Diciamo che qua il problema è limitato soltanto a quest'area di nubi e posso tranquillamente accettare questa modifica. Dopodiché, ovviamente, posso modificare i colori chiari, colori scuri ed ombre per andare a rispecchiare quello che effettivamente voglio ottenere dalla mia immagine. In questo caso, sicuramente più enfatica di quella che era quella ottenuta in precedenza, quindi stiamo andando un po' oltre, fino a dove ovviamente lo stabilisce sicuramente il gusto personale di ognuno di voi. Come vedete, anche in questo caso abbiamo forzato lo sviluppo a darci una caratteristica più cartoon, più irreale e ancora più incisiva dal punto di vista visivo. Nulla ci vieta ovviamente di entrare anche nell'area, diciamo,
diciamo, in più importante per la gestione del colore all'interno di Lightroom, che è l'area HSL, e di effettuare qualche viraggio, qualche desaturazione parziale o qualche aumento o diminuzione della luminanza. Ad esempio, possiamo tranquillamente desaturare un po' i verdi in quest'area, che ci paiono magari un po' troppo brillanti, oppure possiamo decidere assolutamente di fare una cosa contraria, quindi di saturarli ancora di più. Sempre a voi la scelta. Ricordate che l'erba è composta da gialli e verdi, solitamente, quindi sono questi i controlli che possiamo andare a utilizzare per influire sull'erba. E parimenti possiamo tranquillamente andare a desaturare, che ne so, i toni arancioni, ad esempio, di queste case, e li desaturiamo un po' con questa regolazione per dare un pochino di mood spento ai colori della nostra immagine. Assolutamente possibile anche tornare indietro e dare una leggera scaldatina all'immagine con il solo bilanciamento del bianco. Quindi, se vi piace un'immagine un pochino più calda rispetto a questa come era stata scattata, potete tranquillamente poi andare avanti con lo sviluppo. C'è tanto altro da fare, c'è sicuramente la possibilità di influire anche sulla nitidezza della nostra immagine, magari aumentando di molto la mascheratura e applicando una nitidezza in positivo. E vedete, la cosa sempre estremamente importante è che il file non fa particolari pieghe a livello di perdite di qualità. Vi spengo la luce un attimo per farvi concentrare sulla foto e farvi il prima e dopo. Questo è quello che la nostra tela dalla quale siamo partiti a dipingere qua è dove siamo arrivati. Direi un risultato piuttosto d'effetto. La cosa che volevo poi farvi notare, che qui è a livello, diciamo, tecnico più che di risultati operativo finale, è la esposizione, che quando lavoriamo su di un file a 32 bit HDR Pro, notate che ci permette di andare addirittura a più meno 10 stop, quindi assolutamente aumenta la versatilità del controllo fino all'estremo assoluto. E questo può essere utile per elaborazioni più complesse ancora, ad esempio in questo caso, come se vogliamo creare un effetto tra virgolette notte o post-apocalisse addirittura, e può esserci utile per particolari elaborazioni dove da un file solo ricaviamo diverse esposizioni per poi fare ulteriori manipolazioni in Photoshop. Chiaramente il limite è assolutamente quasi infinito quando abbiamo a disposizione queste potenzialità, quindi sta soltanto a voi. Per questa seconda parte del tutorial, e direi conclusiva, abbiamo finito qui. Spero che abbiate ulteriormente compreso e apprezzato le potenzialità di questa nuova possibilità di Lightroom e che la proviate, ovviamente con cautela, mi raccomando, su qualche paesaggio. Se vi è stata utile, se ne ottenete dei buoni risultati, vi esorto a mandare a fare un commento dove trovate questa seconda parte del video, sia su YouTube sia sul mio blog, che vi ricordo essere blog.neoz.it, e fatemi sapere, fatemi vedere le vostre creazioni per capire se effettivamente ho fatto bene a darvi questo trick e vi ha dato una mano. Vi saluto, grazie per avermi seguito e alla prossima da Paolo Neoz.